I cittadini per i cittadini hanno la squadra pronta, Tiziano Bonini, leader e candidato sindaco. Quale sarà il cavallo di battaglia del suo programma? Ma insomma, il cavallo di battaglia è sicuramente il punto sulla sicurezza. Noi abbiamo fatto, diciamo, 4 anni a ascoltare quello che la gente ci chiedeva, e la sicurezza, che racchiude tantissimi punti, non solo, diciamo, quello magari che uno può pensare dei furti, ma la sicurezza è anche tappare una buca stradale, e diciamo è il nostro cavallo di battaglia, assolutamente la sicurezza. Voi avete strutturato il vostro programma ovviamente su più temi che avete con un gioco di parole chiamato PLRR. Un breve riassunto di quelli che saranno i punti cardine. Ma diciamo che l'Onate ha bisogno proprio di una rinascita totale. Noi puntiamo tanto sul fattore tecnologico, mettendo una linea wireless in tutto il paese. Questo qua è un punto che ci teniamo abbastanza tanto per aiutare anche i commercianti. E poi tutto quello che è la sicurezza, che sono tanti punti, perché ho detto sicurezza, ma parliamo di mettere uno stradino, parliamo di aumentare l'organico delle forze dell'ordine e della polizia locale. Parliamo di mettere un vigilante di quartiere, parliamo di tante cose che riguardano appunto la sicurezza, come le rotonde, quindi le infrastrutture per rallentare il traffico, tornavento con tutta la viabilità completamente da modificare, e valorizzare Sant'Antonino. Noi stasera siamo qua per capire, dire alla gente, far capire cosa vogliamo fare per riqualificare la frazione che è una città fantasma. I cittadini per i cittadini, la sua lista ha scelto la via del civismo. In passato sono stati tentativi di accordi col centrodestra e che non hanno funzionato. Che cosa non è andato Ma dritto? purtroppo abbiamo visto che la politica è un mondo che forse non fa per noi. Noi siamo cittadini tutti, non abbiamo nessuno che politicamente ha svolto alcun ruolo, quindi non sapevamo le dinamiche che ci sono. Sono delle dinamiche che purtroppo non ci appartengono. Noi siamo per il fare, il politico è per il blablare, l'abbiamo sempre detto. Quindi i cittadini per i cittadini chi sono? Cittadini per i cittadini sono cittadini, normali cittadini. Io l'ho sempre detto, chiunque può essere Bonini sindaco, anche lei. È quindi un cittadino normale che si mette in prima persona per cercare di risolvere i problemi che abbiamo tutti. Risolvendo un problema vostro, risolviamo automaticamente un problema nostro, perché siamo dei cittadini.